la conferenza stampa di presentazione del match Bayern Monaco-Lazio per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, il nostro fianco l'allenatore Maurizio Sarri, il capitano Ciro Immobile. Iniziamo subito con le domande, vi prego di presentarvi come consuetudine, una sola domanda a testa. Zappulla, prego. Buonasera Mister, Ciao. sono Zappulla, l'associazione.it. Cioè, le chiedo la sua emozione di vivere un appuntamento con la storia, perché la Lazio è all'ottavo di finale, nella partita di ritorno contro il Bayern Monaco, la possibilità anche di sognare un passaggio del turno. La Lazio arriva qui anche con un primo round vinto. Che si aspetta da questa partita? Che emozione è per lei personalmente? Grandi emozioni non ce l'ho, qui più che emozionati bisogna arrivare coraggiosi e determinati. Domani la partita sarà durissima, siamo consapevoli della grande difficoltà che troveremo in campo e questo ci deve dare spirito di sacrificio e capacità di sofferenza. Poi c'è l'altro aspetto, nel calcio niente è impossibile e questo ci deve dare convinzione e coraggio. Però la partita non mi sembra una partita da presentarsi emozionato, sembra una partita da presentarsi belli incazzati. Bisantis, Radio Rai, prego. Buonasera mister, sono qua Giuseppe Bisantis, Radio Rai, buonasera mister. Abbiamo vissuto in pochi giorni, tra una settimana fa a Firenze, venerdì con il Milan, due risultati analoghi, cioè sconfitte di misura, ma due prestazioni completamente diverse, ovviamente meglio quella con la Milan. Si può quindi archiviare come incidente di percorso Firenze, oppure in questo momento c'è sempre qualcosa che non funziona? Non penso ci sia, tanto non funziona, è che già ogni 3-4 giorni, ormai da più di 20 giorni, ogni tanto paghiamo. Non abbiamo pagato il primo tempo il Bologna, ma l'abbiamo pagato nel secondo tempo e la partita di Firenze siamo arrivati spenti. È un percorso da fare, penso che fare queste partite ci faccia bene anche da questo punto di vista, perché comunque finisca la partita è un'esperienza enorme e per diventare una squadra mentalmente competitiva ogni 72 ore c'è da fare un percorso e noi ancora non lo siamo completamente. Io durante l'ultimo periodo ho anche avuto delle sensazioni estremamente positive, ti dirò di più. Abbiamo sempre gli stessi difetti, ma le mie sensazioni positive continuano ad esserci. Mi sembra sia cambiato qualcosa nel gruppo, poi può darsi che il mio sia un autoconvincimento illogico, però ho questa sensazione. Ceri. Buonasera, mister Ceri, Gazzetta dello Sport. Ciao. E prima tu, che parlando della partita di domani, hai detto sarà dura perché è difficile fare due gol ad una squadra italiana. Le chiedo, secondo lei è più questo o che dovete inseguire voi, cioè non farvi fare due gol, o la strada più semplice per la qualificazione è fare voi qualche gol? La strada più semplice per la qualificazione purtroppo non esiste. La qualificazione noi ci auguriamo di ottenerla, ma non sarà sicuramente semplice. Loro hanno una qualità smisurata e come tutte le squadre che hanno tanti giocatori di estrema qualità hanno grande facilità a trovare il gol. E quindi penso che noi dobbiamo lottare e morire nella fase difensiva, ma poi bisogna avere il coraggio anche di andare a farne male, perché pensare di stare 100 minuti lì dentro a difendersi e basta la vedo dura. Benvenuti. Pronto? Ecco. Ciao Maurizio, buonasera, Stefano Benedetti, Città Celeste. Posso chiederti, perché non l'abbiamo ancora saputo, un tuo pensiero sulla partita del Milan? Abbiamo fatto una grande partita, secondo me. Abbiamo fatto una grande partita, non siamo stati in sofferenza estrema neanche in inferiorità numerica. Anzi, pochi minuti prima di prendere il gol Beffa, siamo andati vicino al gol con Ciro. Noi, appena preso l'1-0, siamo tornati vicino all'1-1 con Ciro. Una partita che fino all'inferiorità numerica non ci aveva visto assolutamente mai
in un pericolo, in difficoltà, e quindi abbiamo mandato giù un boccone estremamente amaro. Speriamo che tutta la delusione che abbiamo ingoiato venerdì sera si trasformi in grande energia positiva domani. Ciccione. Eccomi qua, mister. Russo Ciccione, col timone dei Biancocelesti. Le volevo chiedere innanzitutto una minima curiosità, che è quella se è contento di ricominciare dopo quello che è accaduto venerdì con una partita europea e non con una partita italiana, perché magari c'era qualche strascico dovuto a quello che è accaduto con l'arbitro, ecco. E se poi, dal punto di vista proprio personale, cosa si sente dire a quei 3.400 tifosi che domani saranno sugli spalti per sostenere la squadra, se, ecco, gli vuole dare coraggio anche lei, ecco, per questa... Spero, vi ringrazio per aver fatto il viaggio e essere venuto a sostenerci, e spero che si facciano sentire, così come spero che possano andare a casa un po' meno incazzati di come eravamo tutti venerdì sera. Allora, di quando è felice poi Beccarisi. Ora basta. The middle please. Buonasera mister. Ciao. Prima in conferenza tu che l'ha fatto un po' di tattica per quanto riguarda la difesa. Si è detto tanto, si aspetta qualche mossa particolare, qualche cambio rispetto alla partita d'andata, le dico io per esempio Kimmich terzino. Ci può stare, come ci può stare il rientro di Davis dal primo minuto, visto che nell'ultimo di campionato ha giocato l'ultima mezz'ora dopo l'infortunio, ci può stare Kimmich terzino, sta parlando del giocatore che può fare 8 ruoli, e li fa tutti con grandissima qualità. Non è che li cambi molto, perché poi in mezzo hanno la possibilità di far giocare il giovane Pavlovic, che mi sembra un ottimo giocatore, chiunque giochi. La squadra è di grande qualità, e questo è palese. Non so se vengono da 11 campionati vinti, non so così. E ti dirò di più, e hanno anche tutti giovani di grande livello qualitativo. Quindi non ci preoccupiamo di un singolo, se Kimmich fa il terzino o fa il centrocampista centrale. Preoccupazioni sono il livello qualitativo degli avversari. Lorenzo Beccarisi di Inforadio ha parlato che non ci si può chiudere nella partita di domani, non si può pensare di difendere il risultato, e allora mi soffermo... Sì, ma ci sta che ci chiudano loro. Ah beh, certo, ovviamente, però si deve anche cercare di far male, e visto che la Lazio nella gara d'andata ha dato fastidio al Bayern con la qualità e la velocità del tridente offensivo, quanto è importante una prestazione fisicamente e qualitativamente di alto livello, considerando comunque quello che è l'impegno, bisognerà fare tanto campo per andare a fare gol a noi. Ma io a livello di numeri fisici non ho dubbi, e domani sera la squadra esprimerà più numeri, saremo noi. E poi i numeri non sono tutto, perché c'è, poi bisogna guardare le efficienze. Io posso fare 2 chilometri più del mio diretto avversario, lui mi spara un 36 all'ora nell'azione decisiva, e i 2 chilometri in più non servono più a niente. Quindi dal punto di vista fisico, che si possa fare prestazione nonostante la stanchezza del periodo, non ho grandi dubbi. Speriamo che ci lasciano degli spazi. Loro sono una squadra che attacca con tanti giocatori, tanti giocatori di qualità, possono far male da un secondo all'altro, però solitamente un po' d'equilibrio durante la partita lo perdono e qualche spazio lo lascia. Bisogna essere bravi a venire fuori dalla prima riaggressione che hanno loro sulla palla persa, che è di grande livello. Se si esce da quella prima riaggressione, qualche spazio si può trovare. Stiamo per concludere con il tecnico Maurizio Sarri, le ultime, Gamba e poi Abate, prego. Ciao Maurizio, volevo chiedere se questa partita secondo te dirà qualcosa anche per il calcio italiano, visto che tutte le squadre nostre sono ancora in corsa e che anche il confronto tra... teoricamente più squilibrato, e questo è ancora perfettamente in equilibrio. Ma sai, il calcio italiano ha passato un periodo di difficoltà, però se io guardo le partite dei vari campionati in questo momento, nell'ultimo 1-2 anni, non mi sembra che la Serie A sia peggiore degli altri campionati.
siamo un gradino sotto la Premier per motivi economici, ma non mi sembra che siamo sotto rispetto a quegli altri campionati. Poi è chiaro che ci sono campionati che esprimono delle squadre di primissimo livello, due, tre in Spagna, una in Francia, due in Germania, però il livello medio delle nostre squadre non penso abbia niente da invidiare agli altri campionati. Poi è chiaro, giocare noi Lazio contro il Bayern Monaco può darsi ci sia un dislivello, ma il livello medio delle squadre italiane non lo vedo inferiore al livello medio degli altri campionati. Salve mister, volevo chiederle quali erano le condizioni fisiche della squadra, in particolar modo di Vesino e Zaccagni, se Zaccagni può giocare dal primo, e poi cosa rappresenterebbe, oltre ovviamente il miglior risultato della storia della Lazio e dell'era Lodito, raggiungere i quarti di finale nel percorso di Maurizio Sarri alla Lazio? Ma le condizioni, è chiaro, erano due giocatori, venivano da un periodo di inattività e quindi hanno avuto un recupero piuttosto lento. Gli indicatori di recupero fino a ieri pomeriggio non erano di grandissimo livello, stamani hanno fatto un buon miglioramento. In questo momento sono due giocatori da spezzoni di partita, in attesa di poterli riallenare a fondo, cosa che loro non hanno fatto e tutta la squadra ha fatto poco, parliamoci sinceramente, quando si gioca così spesso fare allenamenti seri diventa impossibile, e così come diventa impossibile avere delle sensazioni serie sullo stato di salute mentale e fisico dei giocatori facendo allenamenti che sono o di scarico o di rifinitura per una partita. Quindi i dati ho visto stamani m'hanno lasciato un attimino più sereno. Poi sai, il percorso in Champions, pensiamo all'ora e mezzo che c'è da stare lì dentro se va male ti divento sono incazzato, se va bene ti divento sono soddisfatto. Noi ringraziamo il tecnico Maurizio Sarri.